Buongiorno, oggi è domenica 16 settembre, abbiamo organizzato la festa del cane fantasia al Parco Lura, è il primo anno che lo facciamo qua perché gli anni precedenti l'abbiamo fatta in Villa Gianetti, abbiamo scelto quest'area perché sicuramente è più bella e accoglie meglio i cani e soprattutto perché riteniamo che il Parco Lura sia un polmone verde importante da promuovere anche presso la città di Saronno che lo conosce poco e i cani qua ci stanno proprio bene secondo noi, quindi benvenuti a tutti, siamo contenti di aver iniziato così questo anno nuovo per i cani, perché per noi la festa del cane fantasia è un appuntamento annuale che inaugura diciamo la stagione dell'EMPA in qualche modo. Buongiorno, io mi chiamo Maniero Raffaella e sono una volontaria della sezione di Saronno dell'EMPA. Sono anche autrice del libro Spike, il cane leone, che racconta la storia vera di un cane che è stato curato da me particolarmente, ma anche da altri volontari della sezione EMPA di Saronno, dopo un'aggressione da parte di sconosciuti con dell'acido solforico. Spike ha subito questa aggressione e i proprietari si sono rivolti a noi per l'aiuto delle cure che sono durate quasi 6 mesi. Da questo fatto di una violenza inaudita è nata un'amicizia bellissima tra me e Spike. Io in particolar modo ero la persona che gli faceva le medicazioni 3 volte al giorno e siamo diventati grandi amici. Abbiamo continuato la nostra amicizia anche dopo le cure, lui si è ripreso alla grande. Infatti il titolo è Il cane leone perché per me ha avuto il coraggio di un leone e io racconto la storia di Spike in questo libro e tutti i ricavati andranno alle casse dell'EMPA per aiutare degli animali sfortunati come è stato sfortunato Spike. La sua storia è una storia che parte dalla violenza ma che finisce con l'amicizia e l'amore ed è un messaggio bellissimo, quindi acquistate il libro di Spike. Buongiorno a tutti, siamo l'associazione Saronno Point Onlus di Saronno, abbiamo con piacere collaborato a questa giornata proposta dall'EMPA, dalla sezione di Saronno e siamo qui al Parco dell'Ura con una nostra postazione di somministrazione alimentare, prepariamo vari tipi di panini che speriamo vivamente vengano ben accettati dalle persone che oggi parteciperanno a questa festa. Ricordo che noi sempre aderiamo a queste manifestazioni perché stiamo portando avanti un progetto importante per la nostra città di Saronno, è il conto città, il salvadanaio sociosanitario polivalente, in questo momento per i progetti di umanizzazione e di supporto alla ricerca clinica del reparto di oncologia dell'ospedale di Saronno. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima. E buongiorno. Ci presentiamo, la nostra associazione si chiama Rottweiler Rescue, ci occupiamo di Rottweiler che sono cani mal capiti, mal interpretati e demonizzati soprattutto, ce ne sono centinaia in giro nei canili, nelle strade e privati che non li vogliono più per vari motivi, noi li mettiamo in pensione, le nostre spese. Cerchiamo di essere aiutati dai soci, da chi ci fa donazioni, in pensione li facciamo curare, li teniamo sino a che non arriva l'adozione giusta. Noi siamo molto selettivi e i Rottweiler sono cani molto sensibili e particolari, il discorso è molto lungo, varrebbe la pena chi vuole un Rottweiler di prima fare una ricerca su cosa desidera, su cose sono le esigenze di questi cani. È molto importante documentarsi perché sembrano molto grossi, sono potenti ma hanno una psiche molto fragile, per cui bisogna trattarli con una certa dolcezza e soprattutto tenerli accanto all'uomo. Loro sono cani che vanno a contatto con l'uomo, mai lasciati a se stessi. Mi chiamo Claudio e praticamente ho questo cane da 6 anni e a 3 anni ha avuto la sfortuna di capitare in questa maledetta malattia che si chiama infarto al midollo. I dottori hanno detto che in 2 mesi sarebbe andato a posto, quindi l'abbiamo portata in una clinica, però 2 mesi non sono bastati. 6 mesi di carrellino, hanno detto che sarebbe andato a posto, ma non è bastato. Dopo un anno praticamente di carrellino e
e combattere insomma con la fisioterapia, mi hanno detto che non c'era più niente da fare. Il cane o si abbatteva o si teneva sul carrellino. Lo stesso giorno che dovevo abbatterla, perché non si poteva tenere un cane di 50 kg sul carrellino, l'ho trovata in piedi in giardino da teledoca, e da allora piano piano è migliorata e la sua autonomia di mezz'ora, un'ora di camminata ce l'ha. È un cane felice anche insomma se è limitata. L'unica cosa è che io dico a tutti di non abbattersi mai, perché alla fine della fiera, in qualsiasi maniera, se il cane non soffre ti insegna qualcosa. Basta vederla, è sempre felice, fa felice anche noi, e tutte le volte mi commuovo. È così. Basta. Niente. Mi chiamo Mirta, ho 10 anni e provengo da un canile di Carbonate ed è 3 anni che vivo con la mia nuova famiglia a Cislago. Sono un ottimo cane da guardia, mi piacciono le coccole, non amo molto il bagno e sono una mangiona. Allora, mi chiamo India. Ho 11 mesi, vivo ad Origio con 2 padrone simpaticissime e 2 gatti che li faccio diventare matti perché li rincorro sempre. Buongiorno, io mi chiamo Cocò, ho 11 anni, sono di razza maltese, sono stata abbandonata, però fortunatamente ho trovato un nuovo padrone. Grazie a tutti, oggi sono alla festa del cane anch'io. Buongiorno a tutti, io sono Oliver, ho passato tantissimi anni in canile dove ho perso anche il mio occhietto per il morso di un altro cane. Nonostante la mia età ho trovato comunque una nuova padrona e oggi siamo venuti alla festa del cane. Grazie a tutti. Mi chiamo Wendy, ho 3 anni, arrivo da Bergamo, è un canile, un'associazione, e sono stata adottata, sono meticcia. È un cane stupendo, sono un cane stupendo per la mia famiglia, ecco, vero? Mi chiamo Lola, ho 7 mesi, sono molto birichina, non ubbidisco, però sono tanto dolce e brava. Mi chiamo Devi, ho 4 anni, vivo a Saronno e mi trovo bene, c'è tanto verde per giocare, il mio padrone mi tratta benissimo e sono super coccolata e mi piace giocare con gli altri cani. Io mi chiamo Kira, sono un malamute di 6 anni, vivo con il mio padrone a Busto Garolfo. Purtroppo ho avuto una brutta malattia all'età di 3 anni, un infarto al midollo che mi ha paralizzato quasi completamente diciamo tutta la parte posteriore. La fortuna è stata che ho trovato un padrone di nome Claudio che mi ha avuto una grossa costanza di starmi dietro, non si è mai buttato giù ed è riuscito a mettermi in piedi. L'unica cosa importante che voglio far conoscere a tutta la gente è che l'infarto al midollo non è doloroso, anzi tra l'altro sono più contenta io di un cane sano. Onestamente basta guardarmi nel viso. Io sono un bulldog inglese, una razza appunto della Gran Bretagna, originale della Gran Bretagna, e ho quasi 10 anni, che è una età già abbastanza avanzata per la media della mia razza. Comunque sono in forma e quindi mi fa piacere in questa bella giornata al Parco dell'Ura fare una bella passeggiata a 4 zampe con i miei amici pelosi. Mi chiamo Pluto, sono nato in una discarica ad Agrigento in Sicilia. Fortunatamente delle persone si sono occupate di me e una famiglia di Milano mi ha adottato. Finalmente sono arrivato, è una settimana che sono qua a casa con loro, mi diverto, gioco, mangio, sto recuperando, disidratato e magro, invece ora ho già messo 2 kg in una settimana, mangio, dormo, vado a fare le passeggiate, corro, sono felice. Ho ancora un po' di paura quando vedo gli altri cani perché sono un po' un fifone, però mi trovo bene, piano piano stiamo riprendendo e sono felice. Adesso siamo qua a fare un po' la passeggiata, vediamo come si conclude la giornata. Scusatemi, ma ho sete, lasciate stare la mia ciotola che devo bere. Mi chiamo Arizona, sono una cucciolotta di 6 mesi. L'associazione Rottweiler Rescue mi ha salvato da un maltrattamento, mi avevano comprato per tenermi a catena, ha preso anche già un po' di botte. Poi sono arrivati i miei angeli custodi che mi hanno portato via. Adesso vivo a casa di Moreno perché devo fare delle cure. Appena sarò in forma potrò trovare una nuova famiglia.